uno scrittore dedito all'horror da tutta una vita, provare a imbarcarsi in un nuovo genere senza deludere i suoi fan storici e guadagnandosi una nuova reputazione? Nel nostro caso, mi sa proprio di sì. Di chi sto parlando? Il diario elettrico, firmato da Paolo Di Orazio, che non è un romanzo horror. Strano, vero? Per chi è abituato a robe tipo Primi delitti, Debbie la strana, o che cazzo ne so, più recenti Putridarium, Madre Mostro, sapere che Paolo Di Orazio, che ricordiamo essere anche il batterista, un ottimo batterista, di Latte e i suoi derivati, la band che vede protagonisti Lillo e Greg, ammetto che fa leggermente strano. Io di questo libro conosco tutta la cazzo della Genesi. Da quando Paolo mi disse, sai che mi hanno proposto di fare qualcosa di diverso, qualcosa che sia più legato alla fantascienza, ovvero questo libro, tu che dici? Io gli ho detto, fallo, perché secondo me sarai in grado di stupire. Addirittura io ho visto la copertina di questo piccolo gioiello ancora prima che testo venisse dato alle stampe, cioè io questo libro so tutto. La trama l'ho scoperta leggendolo perché io per prassi non mi faccio mai dire dagli amici autori di cosa parla il libro nello specifico, perché io dico voglio avere il piacere di leggerlo io. Il libro, e considerate che io sono amico di Paolo da più di 20 anni, l'ho comprato. L'ho comprato in digitale perché quando lo dovevo comprare ancora il cartaceo non c'era. Comprerò anche il cartaceo, ma questo per farmi capire, no? L'ho comprato a scatola chiusa perché conosco l'autore e conosco le sue capacità e so che non mi avrebbe mai deluso e non mi ha deluso. Per chi conosce il Paolo Di Orazio storico, quello lì horror, non dico che rimarrà deluso, ma rimarrà spiazzato. Perché questo testo, con tutto quello che ha fatto Paolo fino adesso, non c'entra una beata minchia. Forse la cosa più vicina che ha fatto lui a questo testo, ma un vicino relativo, è Debbie la strana, il primo capitolo. Ok? Quello uscito a suo tempo per Catap Publishing. Ma andiamo avanti. È un romanzo che definiremo di fantascienza, anche se dobbiamo capire poi cosa si intende per fantascienza, ambientato alla fine degli anni 70 in Italia. Noi abbiamo questo Gordon Kane, apro e chiudo parentesi, svariati nel libro i richiami messi un po' sotto al, tra virgolette, Kane di Orson Welles, okay? Il che già ne fa un capolavoro. Dicevamo, abbiamo questo Gordon Kane che è un giornalista del Sun di Londra che fa il corrispondente in Italia, il quale vede sconvolgere la sua vita tranquilla dalla presenza improvvisa. In realtà si svela improvvisamente, però si sente già da prima di questo personaggio senza volto, senza occhi, senza naso, senza bocca, senza orecchie, senza niente, col caschetto e il chiodo. In pratica, se guardate la copertina, la copia di Didi Ramon, ma senza il volto. E questa presenza incomincerà a non solo provocare inquietudine nei confronti di Kane, ma anche a, come si può dire, influenzare all'inizio in modo leggero e poi pesantemente la vita del giornalista. Non vado oltre perché sennò vi spoilerò tutto. La prosa è un Paolo diverso. Non è il solito Paolo di Orazio a cui siamo abituati. Non ci sono sbudellamenti, non c'è la paura tipica del genere horror. Qua c'è la paura dell'ignoto. Ecco, se dovessi fare un parallelismo tra il nuovo Paolo di Orazio e il vecchio Paolo di Orazio, il vecchio Paolo di Orazio era qualcosa di grandignolesco, efficace e immediato. Il nuovo Paolo di Orazio, che spero che prosegua e si evolva su questa via, mi ricorda molto le atmosfere e i concetti di una cosa che si chiamava The Twilight Zone, quella famosa serie televisiva che in Italia abbiamo ribattezzato Ai confini della realtà, perché questo è il diario elettrico, una specie di capitolo mancato di Ai confini della realtà. Di questo libro ne hanno parlato bene o male in tanti prima di me. Io mi sono tenuto appositamente per ultimo. Dalle casalinga divanate ai professionisti plurilaureati, io mi pongo in qualità di semplice amico, fan e estimatore di Paolo e vi dico: se amate la fantascienza intellettualmente elevata, se amate una prosa ricercata e se amate quelle trame che sappiano sorprendervi di pagina in pagina, dovete fare vostro il diario elettrico. Come vedete, disponibile sia in formato ebook sia in formato cartaceo. E birba!
chi non accetta il mio consiglio. Per il resto che dire, tanti like, tante iscrizioni, un bacione a Pippo Fantastic Fantascienza Pontis e noi ci vediamo alla prossima.